Per anni il principe Harry e Kate Middleton hanno avuto un rapporto idilliaco, ma è bastato un momento per allontanarli per sempre. Quando William e Kate si conobbero, entrambi frequentavano la St. Andrews University, in Scozia. Avevano da poco compiuto 18 anni e si avviavano a diventare adulti. All'epoca William aveva gli occhi del mondo concentrati su di sé, dal momento che era all'apice della sua popolarità, con milioni di ragazzine di tutto il mondo che andavano regolarmente in visibilio per lui quando si mostrava in pubblico. Nonostante tutto però, William non era alla ricerca di avventure leggere e non approfittò mai della sua popolarità. Già all'epoca era perfettamente consapevole del fatto che avrebbe dovuto trovarsi una compagna disposta a condividere con lui la grande responsabilità del trono. Nonostante la grande affinità che lo legava a Kate, la loro relazione conobbe alti e bassi come capita sempre a fidanzati molto giovani. Nonostante si siano lasciati più volte, però, William e Kate sono sempre tornati insieme e, con il passare degli anni, Kate diventò una presenza fondamentale anche nella vita di Harry. I due andavano molto d'accordo, Harry arrivò a definire Kate la sorella che non ho mai avuto, segno che i due fossero estremamente affiatati e legati da un profondo affetto per William. Purtroppo, nonostante un inizio così promettente, il rapporto tra Harry e Kate è andato profondamente deteriorandosi negli ultimi anni. Oggi i due non hanno più alcun contatto, ed è bastata un'azione per rovinare tutto. Harry e Kate, il momento che ha fatto crollare tutto punto le prime avvisaglie di crisi tra Harry e Kate arrivarono nel momento in cui Harry conobbe Meghan e la introdusse nella famiglia reale. Com'era naturale che fosse, il suo affetto si spostò completamente da Kate alla sua futura moglie e ovviamente il principe si schierò dalla parte di Meghan in ogni occasione, anche nell'ormai celebre e furioso litigio tra Kate e Meghan per l'abito delle damigelle che anche Charlotte avrebbe dovuto indossare. Se però i rapporti si mantennero civili, anche se non proprio distesi, la tensione salì alle stelle nel 2021. Quando Harry decise di mettere la parola fine a qualsiasi rapporto con Kate. Nella criticatissima intervista rilasciata ad Oprah Winfrey, Harry e Meghan affermarono di essere stati vittima di commenti razzisti da parte di due membri anziani della Royal Family, anche se scelsero di non fare pubblicamente i loro nomi. A distanza di un paio d'anni, all'uscita di Endgame, il libro dello scrittore Omar Scobie sulla storia attuale della Royal Family inglese, si scoprì che il volume conteneva i nomi di Carlo e di Kate come colpevoli di commenti infelici sul colore della pelle di Archie. Da quel momento William ha chiuso completamente i rapporti con il fratello, e ovviamente Kate si è sentita profondamente tradita da accuse così gravi travestite da fuga di notizie. Non sono bastati a riallacciare i rapporti nemmeno gli auguri di pronta guarigione che Harry e Meghan hanno fatto a Kate dopo l'annuncio della sua malattia.